benvenuti al nostro secondo incontro musicale. Ricordo a tutti che questi incontri per promuovere anche la musica, soprattutto l'ascolto della buona musica in queste sale della biblioteca, è stato promosso dall'associazione culturale, l'associazione Lunedì Musicali. Qui abbiamo la nostra cantante Cecchini Soprano e il maestro, il professor Visconti, che fanno parte di questa associazione e che sono stati così collaborativi con noi, e naturalmente grazie a un elemento importante del nostro ufficio attività culturale, che è Luisa Mannini, che è riuscita a fare in modo che questi quattro incontri si realizzassero nella prima parte dell'anno. Oggi abbiamo la possibilità di ascoltare questi due maestri, maestro di chitarra, e avremo la possibilità di ascoltare, come dicevo adesso con il professor Vampi, il Paganini che suona la chitarra, quindi pezzi paganiniani di chitarra. Ce ne regaleranno due di questi pezzi, no, uno perché il primo pezzo abbiamo Giuliani e Rossini e la sinfonia nell'opera di Elisabetta, poi abbiamo Bach, una fuga, Legnani e Paganini, capricci per chitarra, e di nuovo Giuliani e Rossini, sinfonia nell'opera La Casa Ladra. Allora presento subito i musicisti, se volete venire qui accanto a me. Abbiamo il professor Rimondi, Elio Rimondi, che è docente di chitarra adesso al Conservatorio di Sassari. È nato a Genova, inizia lo studio della chitarra con il maestro Bannò, poi allievo di Carlo Palladino. Si è laureato con il Master dei Voti e Lode al Conservatorio Statale di Musica Vivaldi di Alessandria nel 1994 nella classe di Guido Margaria. Ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con una tesi di esecuzione della sequenza 11-10 Amperio. E qua mi fermo perché ci sono ancora tantissimi traguardi raggiunti dal maestro, ma mi sono fermata a Amperio perché ricordo che qui noi avremo il fondo Edoardo Sanguinetti, che comunque era lì quando ha collaborato con Amperio, e avevamo fatto un incontro anche sul maestro. Quindi poi, se un giorno il professore volesse in qualche modo... Sanguinetti aveva dedicato delle piccole righe a ogni sequenza, che Verio aveva composto una sequenza per tutti gli strumenti, per esempio per la chitarra la sequenza 11. E aveva dedicato, Sanguinetti aveva dedicato delle parole a ogni sequenza. Quindi potrebbe esserci giusto un'occasione per ritornare su questi argomenti. E poi una cosa molto bella, mi sembra che ci sia oggi, il fatto che abbiamo l'allievo di questo maestro, Daniele Calucci, che anche lui è nato a Genova, e anche allievo giusto del maestro nel corso di studi del liceo musicale dei Bertini. Ha sviluppato precocemente una solida tecnica e sensibilità interpretativa che gli ha già permesso di ottenere importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Quindi così giovane, ma la passione è importante. Quindi io direi di far iniziare subito l'ascolto, perché così, se poi ci fosse da fare qualche intervento o se il maestro, mentre passa da un pezzo al volessi di farlo, sì, allora, come primo brano suoneremo una sinfonia sul tema, cioè veramente è proprio un arrangiamento del maestro Giuliani, siamo nell'Ottocento, un arrangiamento delle sinfonia del Cavaliere di Siviglia. E questi arrangiamenti in quell'epoca erano prodotti commerciali, tutto era basato sul melodramma, quindi anche le chitarre per avere un piccolo spazio nel mondo del melodramma, e allora venivano arrangiate queste sinfonie famose per cui chitarra, la chitarra, cioè i temi del melodramma erano proprio all'interno di qualsiasi composizione di quel periodo. Bene,